Salve fate di Alfea, come va? Come state? Spero tutto bene, sono sempre io la vostra fata preferita. Oggi amiche, se mi vedete truccato allo stesso modo è perché sto registrando nella stessa giornata. Ultimamente devo dirvi la verità, amiche, che sto avendo problemi con la tecnologia, oltre che tutto il resto, e il microfono mi ha abbandonato. Hello darkness, my old friend. Comunque, a parte questo, amiche, come state? Spero veramente che voi stiate bene, spero che stiate passando un bel periodo, anche se devo dirvi la verità che novembre è sempre un mese per me molto molto delicato e particolare. Prima di cominciare, raggiungetemi su Instagram, siamo quasi a 40.000, amiche, io ve lo sto dicendo, perché poi mi dite: Nico, ma dove trovo gli sconti di Olaplex? Nico, come faccio a sistemare questo danno a casa? E amiche, quello è perché dovete seguirmi su Instagram, perché io cerco veramente di rispondere a tutti e mi impegno tantissimo per questo. Vi invito a lasciare anche un like di supporto a questo video e iscrivervi al canale. Lasciate anche un commentino che fa sempre benissimo all'algoritmo. Fa capire al signor YouTube di consigliare il mio canale. Potete scrivere quello che volete, come non lo so, detersivo per i piatti, quello che volete potete scrivere. E oggi parleremo di permanente e come la permanente rovina e distrugge i capelli, come la permanente li massacra, li fa diventare paglietta. E ovviamente voi scrivetemi già subito qua all'inizio di questo video se avete avuto un'esperienza positiva o negativa con la permanente. Sono sicuro che il 90% sarà negativo e oggi vi spiegherò perché. Allora, innanzitutto partiamo dal concetto di capello. Vi ho parlato anche del concetto di capello nel video su Olaplex, perché vi lascio il video qua. Ho fatto un video tutto dedicato a Olaplex da un punto di vista chimico, molecole e come funziona Olaplex. Per quanto riguarda la struttura del capello, come vi ho detto tantissime volte, il capello è costituito da cheratina. La cheratina non è altro che una proteina, dunque formata da catene di amminoacidi. È importante ricordare che la struttura del capello è caratterizzata da punti di solfuro e punti di idrogeno. È importantissimo conoscere i punti di solfuro e i punti di idrogeno perché sono proprio questi la chiave di tutto, proprio perché danno compattezza al capello, danno struttura, determinano se un capello sarà liscio o riccio, determinano se un capello sarà un riccio, un mosso, un ondulato, leggero. Tutto lì alla base di quei punti, che amiche non sono i punti che voi vedete con, non lo so, Heidi che salta. Comunque, perché parliamo del concetto di punti di solfuro? Come vi ho detto tantissime volte, i punti di solfuro regolano tantissime cose, quindi la resistenza di un capello, la struttura dello stesso. Bisogna anche ragionare sul fatto che se noi prendiamo il capello, lo inumidiamo e andiamo a fare una piega, magari mossa con la spazzola, ma anche con un ferro, possiamo notare che il calore va a cambiare quella che è la forma del capello, proprio perché stiamo andando attraverso una piega, attraverso il nostro ferro, attraverso la nostra piastra, a modificare in modo temporaneo la struttura del capello. Dunque stiamo andando a rompere la struttura del nostro capello, la stiamo riposizionando in una nuova forma. Però, come vi ho detto, questo è appunto un passaggio temporaneo, proprio perché se noi andassimo a lavare i nostri capelli, questi ritornerebbero nella loro situazione di partenza. Quindi, se non lo so, da lisci andiamo a fare un ondulato, dopo una volta che li laviamo, ritorneranno lisci. Dove voglio arrivare che con questo discorso? Sostanzialmente, nel processo di permanente, che cosa succede? Che i punti di solfuro vengono rotti e vengono rimessi in una posizione differente, un po' come se noi prendessimo i Lego. Quindi, appunto, li stacchiamo, li rimettiamo in un'altra forma. E quella sarà la nostra forma dei capelli. Quindi ogni volta che noi andremo a lavare i capelli, questi avranno una forma differente rispetto a quella iniziale. Quindi non ritorneranno lisci, ma bensì in questo caso saranno ricci nel caso della permanente. Parlando del concetto di permanente, è importante conoscere i passaggi della stessa e che cosa avviene chimicamente durante il processo della permanente. Generalmente la persona quando arriva in salone e vuole fare una permanente, la prima cosa che si fa è bagnare quelli che sono i capelli, lavarli con uno shampoo non classico, con uno shampoo che generalmente inizia a aprire quelle che sono le squame del capello, quindi uno shampoo magari con un pH basico generalmente. Successivamente si applica quella che è la fialetta. Non so se vi è mai capitato di vedere una fialetta così piccolina bifasica. Quella serve a proteggere la struttura del capello, proprio perché, come vi ho detto in precedenza, il trattamento della permanente è un trattamento che va a rovinare tanto i capelli. Successivamente ci dobbiamo munire di due attrezzi che sono appunto i bigodini, rulli, li potete chiamare un po' come volete, che determinano la forma della nostra permanente. Quindi se il bigodino è stretto avremo un riccio più fitto, se il bigodino è largo avremo un movimento più leggero. È importante anche ricordare che se scegliamo
utilizziamo un bigodino molto grande per avere un effetto di un'onda leggera, quest'onda non durerà tantissimo, proprio perché nei mesi il trattamento tende un attimo a scemare, tende a perdere. Cosa succede quindi, amiche? Che andiamo a scegliere il bigodino di nostra preferenza e successivamente utilizziamo anche delle cartine. Non so se vi è mai capitato di vedere le cartine. Sostanzialmente sembrano quelle un po' per fumare, non so bene la terminologia perché lo sapete, io non fumo e non bevo. Sostanzialmente quindi si prende una ciocca di capelli, seguendo ovviamente uno schema non random, e si va a mettere la cartina, si porta fino all'estremità, alla punta, e successivamente poi si arrotola il bigodino. Perché si va a mettere la cartina? Proprio perché questa fa da protezione per il capello e fa sì che le punte non si sgretolino. Successivamente, amiche, che cosa succede? Una volta completata la nostra testa, quello che facciamo generalmente è andare a lavatesta e applicare il tioglicolato d'ammonio. Voi mi direte, il tioglicolato d'ammonio non è altro che la soluzione per eccellenza per quanto riguarda la permanente, quella che ha un odore di uovo. Fogna aperta è sostanzialmente quella che è effettivamente la soluzione che va a modificare la struttura del capello. Com'è possibile che vada a modificarlo? Proprio perché il tioglicolato d'ammonio, essendo una sostanza con un pH molto molto basico, veramente altissimo, che dunque fa a rompere quelli che sono i ponti di solfuro, perdono la loro struttura che viene automaticamente ridata dai rulli, motivo per il quale si applica con i rulli o i bigodini già in testa. Una volta messo il liquido della permanente, attenzione, un liquido che comunque presenta degli acidi al suo interno. Infatti è importantissimo che questo acido non vada per esempio negli occhi, che appunto potrebbe causare cecità, non so se è appunto temporanea o permanente, non ho mai provato. Va applicato alla lavatesta facendo attenzione che il prodotto venga saturato e che arrivi ovunque, anche perché se il liquido non arriva ovunque ci ritroveremo con magari la parte iniziale del capello mossa e poi la punta liscia. Successivamente si applica una striscia, se possiamo metterla in questo modo, di cotone tutta intorno alla testa, e poi successivamente si mette una cuffia. Ovviamente la cuffia deve essere applicata in modo largo, proprio perché, come potete capire, la permanente emana non solo odore ma anche del vapore nell'aria, e quindi non deve essere mai la cuffia schiacciata sulla testa perché è pericoloso. Come vi ho detto in precedenza, va applicata anche una striscia di cotone in modo tale che se c'è qualche goccia che dovesse cadere nel momento in cui noi ci rimettiamo in modo orizzontale, questa viene assorbita dal pezzo di cotone. Successivamente si attende un tempo che è indicativo perché ci sono poi permanenti per capelli sottili, per capelli colorati, diciamo che ne esistono di diversi tipi. Una volta atteso questo tempo, si passa a quella che è la neutralizzazione, poi il fissaggio. Neutralizzazione e fissaggio sono create utilizzando la stessa sostanza, che è il perossido di idrogeno, ossia acqua ossigenata, ossia il classico ossigeno, che va misurato accuratamente con un biberon, va anche applicato sui capelli. Ovviamente è necessario sciacquare il prodotto prima di applicare poi il fissaggio. Proprio perché fissaggio e neutralizzazione cosa fanno? Una volta che i nostri punti di solfuro si sono rotti e abbiamo ridato forma al capello attraverso il bigodino, è necessario richiudere i punti di solfuro in modo tale da fissare la nostra permanente, ma soprattutto riportare il pH, che era praticamente all'estremo, va riportato più in basso. Dovete immaginare il pH come una porta che viene spalancata, una porta che viene richiusa, ma questa porta può essere anche aperta di traverso, ecco. In questo caso la porta è come se venisse spalancata, è come se io fossi arrabbiato, andassi verso la porta e le dessi un colpo e la facessi aprire. Più o meno è questo che succede ai punti di solfuro. So che tipo l'esempio può essere stupido, però secondo me rende l'idea. Ovviamente quindi applicando il fissaggio e la neutralizzazione, cosa succede? Che noi pian piano andiamo a richiudere quella porta. E bisogna fare attenzione, perché cosa succede? Con l'innalzamento e successivamente l'abbassamento del pH, il capello ne risente veramente veramente tanto, motivo per il quale, per quanto riguarda la permanente, questa non va fatta spesso, ma va fatta dopo un lungo periodo, generalmente dopo 6 mesi, perché se noi la rifacessimo troppo presto, già anche facendola dopo 6 mesi i capelli diventano paglia, però se noi la rifacessimo troppo presto la porta verrebbe scardinata e il capello se ne va.
quindi bisogna fare attenzione che la porta rimanga nella sua asse. Come vi ho detto, è importante fissare e neutralizzare la nostra permanente, anche perché se noi non andassimo a fissarla e a neutralizzarla, il capello ritornerebbe nella sua posizione originale, quindi liscio. Quindi va applicato questo prodotto, va messo in posa, successivamente vanno tolti quelli che sono i bigodini e va riapplicato il prodotto e lasciato appunto sui capelli, quindi un attimo magari smosso e massaggiato, e bisogna sciacquare i capelli e siamo pronti per la nostra asciugatura. Dicevo, è importantissimo anche non bagnare i capelli per le successive 24-48 ore, non ricordo perfettamente quando, proprio perché se noi dovessimo prendere dell'acqua il trattamento durerà di meno. Fare attenzione nel momento in cui ci si fa la doccia una volta fatta la permanente. Voi mi direte, in tutto questo dov'è che il capello si rovina? Spiegato così sembra che non abbia spiegato l'inizio di questo video. In realtà il fatto di andare a rompere i punti di solfuro, cambiare la forma, ma soprattutto l'innalzamento del pH e successivamente l'abbassamento del pH, provoca appunto uno shock, se vogliamo chiamarlo così, nei capelli, che vanno a rovinare. Ci sono tante persone che appunto utilizzano, fanno uso di permanente, soprattutto le persone anziane ne fanno largo uso. Se parlate con alcune persone vi racconteranno sicuramente che la permanente in alcuni casi è andata anche a bruciare quello che è il cuoio capelluto. Fatemi sapere se vi è mai capitato. La permanente è una sostanza molto molto acida, e mi è capitato in un salone vecchio dove lavoro ci fossero persone che utilizzavano, piuttosto che classico smacchiatore per pulire dalle macchie dopo fatto un colore una cliente, utilizzassero il liquido della permanente. E non sto scherzando, amiche, e questa è una cosa gravissima, non grave, proprio perché essendo una sostanza che è molto irritante, una sostanza che va a rovinare tanto il capello, c'è il rischio che quello vada a ustionarvi. Mi raccomando, amica, attenzione al salone in cui andate a fare la permanente, soprattutto informatevi prima su quelli che possono essere i danni della permanente, proprio perché io la sconsiglio sempre a chi ha un capello molto sottile, molto fragile, perché va a spezzarlo completamente. E soprattutto non va neanche bene fare la permanente ravvicinata, come vi ho detto in precedenza, è necessario lasciar passare tanto tempo, un po' come la stiratura. E è importante, come dico sempre alle persone che hanno fatto la permanente in salone, a cui magari gliel'ho fatta io, è importante avvertirle prima dei rischi e capire che queste persone a casa devono prendersi cura dei propri capelli. Se lo vogliamo fare per sfizio, perché noi abbiamo voglia di provare eccetera, lo possiamo assolutamente fare, non c'è nessun tipo di problema. Come dicevo anche nel trattamento alla cheratina, che non è stato ben capito come video, nel senso che ci sono ancora persone tuttora che su Instagram mi dicono: ma io posso usare lo shampoo alla cheratina? Assolutamente sì, noi stavamo parlando di un trattamento chimico. E questo ovviamente non voleva essere un video del tipo no, non fatelo assolutamente, ma è più un: se fate la permanente, mi raccomando, sapete a che cosa state andando incontro, sapete che a casa dovete prendervi cura utilizzando magari Olaplex numero 3, utilizzando i prodotti di Olaplex o in generale facendo tante maschere, tanti impacchi, ma soprattutto utilizzando anche i prodotti giusti per lo styling, perché tante volte capita che in salone vengano persone che una volta fatta la permanente dopo una settimana mi dicano: io non ho più i capelli ricci, sono solamente crespi. Questo è perché molte volte è necessario utilizzare i prodotti giusti affinché la permanente rimanga sui capelli. Io evito per esempio l'utilizzo di schiume, perché trovo che vadano a seccare il capello che è già secco in precedenza, ma preferisco prodotti in crema e soprattutto in gel, che vanno a dare maggiore definizione ma rendono il capello morbido, soffice al tatto, delicato. Niente, amiche, siamo arrivati alla fine di questo video, è un video breve, un video spiegazione. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se vi ho dato qualche informazione in più per quanto riguarda la permanente, se avete qualche consiglio per quanto riguarda i video, se avete qualche esperienza con la permanente, scrivetemela qua sotto. E niente, io vi mando un big kiss e ci vediamo al prossimo video. Intanto io penso che modificherò qualcosa qua dietro, perché lo voglio rendere più natalizio. Oggi mi sento super natalizio, amiche. Ciao.